Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do. Ciao a tutti, amiche e amici di Volume Bright, siamo qui con Alessandro Maida, artista e formatore di circo. E volevamo chiederti com'è nata questa tua passione? È nata molti anni fa, una 15-16 anni fa, quando ero un ragazzino e andavo al parco con gli amici, e al parco ho incontrato un giocoliere e da lì ho incominciato a fare giocoleria. Poi per fortuna nel mio liceo c'era un laboratorio di giocoleria, incredibilmente, e ho fatto questo laboratorio. Poi nel 2002 è nata la scuola di circo di Torino e io nel 2004 mi sono iscritto alla FLIC. E da lì è partita, diciamo, questa carriera, dove mi sono formato a Torino, poi a Bruxelles e poi ho incominciato a lavorare. Ho fondato la compagnia Magda Clan, la compagnia Circus & Trick, e niente, così è nata, da un caso, insomma. Bene, allora dopo questa illustre spiegazione ti chiederemo: cosa fa di un artista di strada? Sì. È molto vasta questa domanda, perché ognuno ha la sua visione dell'arte, no? Quindi per me un artista basta che abbia una pulce nello stomaco che lo spinga a comunicare qualcosa, ecco, e a esporsi in qualche maniera con la sua arte. Quali sono gli obiettivi del teatro di strada? Plurimi, direi. In primis, direi che l'arte di strada da millenni, no? Serve a intrattenere. Questa è la primissimissima. Poi ci sono un sacco di forme di teatro di strada che in realtà hanno questa splendida capacità, che è quella di stravolgere il luogo quotidiano, di far vedere con occhi diversi un luogo che di solito guardiamo a malapena, che di solito non facciamo, a cui di solito non facciamo attenzione. E a volte anche l'arte di strada ha quella capacità di farci sentire un po' a disagio, no? Perché l'arte di strada ha questa sua peculiarità di avere spesso una grande interazione col pubblico, e quindi ci fa sentire al sicuro quando c'è qualcun altro e in grave pericolo e a disagio quando siamo noi in mezzo al cerchio. A proposito di interazione col pubblico, secondo te qual è l'incidenza del teatro di strada sulla comunità? Sicuramente l'arte di strada, come ho già detto prima, fa vivere le strade, fa vivere le piazze, che ormai sono blindate, non si può sedersi per terra, non si può giocare a pallone, non si può. Il fatto di poterci fare degli spettacoli, appunto, stravolge, come dicevo prima, il luogo che di solito è adibito al nulla, e quindi arricchisce e riempie di vita delle strade che sarebbero vuote. Perfetto, grazie mille e alla prossima.